Pino Daniele infatti è Napoli, è un napoletano verace, interpretava nel modo più essenziale, profondo, articolato e plurale l'essere napoletano, paradiso e inferno allo stesso tempo, emozioni, contraddizioni, complessità. Oggi in ognuno di noi se n'è andato un pezzo di carne, di vita, perché veramente Pino Daniele sta in ogni napoletano e direi oltre perché la sua musica poi ha fatto il giro del mondo, ha contaminato e si è contaminata ed è poi ritornata alle origini con questa sua cosa molto bella negli ultimi tempi di mettere insieme gli artisti della prima ora. Le ultime Sì, settimane. l'ho incontrato spesso a Pino Daniele. Poi viene sempre un po' la rabbia perché non si riescono a realizzare i tanti progetti di cui uno ha parlato, poi se n'è andato giovanissimo Pino. Il ricordo più bello però che ho di Pino nel rapporto diretto, non musicale, perché musicale i ricordi più belli sono quelli dell'adolescenza, quando ho incontrato la musica di Pino. Il ricordo personale è quando appena diventato sindaco andai al concerto e lui a un certo punto dal palco mi ha dedicato I Soppazzi. Ha detto questa canzone mi ricorda il sindaco da poco eletto e questa frase non la dimenticherò mai. Insomma, adesso dobbiamo ricordarlo perché Pino non si può ricordarlo solo col lutto cittadino, che ovviamente ci sarà, ma bisogna fare qualcosa di grande. Quale potrebbe essere il tributo all'amministrazione? Ci pensiamo in queste ore, ma qualcosa di grande, vediamo anche i funerali. C'è il desiderio per noi massimo di poter avere la camera ardente, per esempio, che ne so, nel Maschio Angioino, ma queste poi sono ovviamente le volontà della famiglia, non sappiamo ancora come si svolgeranno le prossime ore, ma lo ricorderemo con la musica nei prossimi giorni. Credo che il modo migliore è mettere insieme gli artisti e ricordarlo con la musica e trovare un modo per rendere eterno, al di là della musica, il legame tra Pino e Napoli.